Bene, oggi si va a Santa Monica con Skate, zaino, drone, stabilizzatore Osmo. Ho un paio di appuntamenti qui oggi e poi farò qualche giro come al solito, vi farò vedere un po' di roba. È la stazione della polizia di Venice. Questo è il lungomare di Venice. Ho fatto un paio di appuntamenti qui. Questa è una delle zone più vibranti, diciamo, per quanto riguarda l'ecosistema startup e tech di Los Angeles. Questa è la zona della Silicon Beach, cioè la Silicon Valley di Los Angeles. È una delle zone più pittoresche anche della città, ovviamente. Allora, ciao ragazzi, in questa location molto instagrammabile, diciamo, voglio rispondere ad alcune delle vostre domande che mi mandate sui DM di Instagram. Quindi la prima domanda è: ciao Stefano, piacere, ho dato un'occhiata, ho Instagram on fire, sto avviando un percorso di crescita e sponsorizzazione della mia pagina, vorrei sapere alcuni primi consigli a riguardo. I miei interessi sono ambientati sulla moda, sul cinema e sullo spettacolo, mi piacerebbe iniziare le attività di influencer. Bene, questa domanda in realtà me l'hanno fatta già tantissimi, ossia come diventare influencer, come collaborare con brand, come far crescere un account. Allora, innanzitutto ne abbiamo parlato ampiamente in Instagram Fire, tra l'altro anche nel mio gruppo Facebook Mastermind condivido spesso tips soprattutto relativi al mondo dell'influencer marketing. Trovate tutti i link in descrizione a questo video. Ovviamente il modo migliore per iniziare a crescere un account di Instagram è certo attraverso le collaborazioni, magari con l'aiuto di qualche automazione, ma la cosa fondamentale non è quello. La cosa fondamentale sono i contenuti. Bisogna focalizzarsi su una nicchia come cosa principale e sui contenuti, quindi sulla qualità dei contenuti, e poi collaborare con persone nella stessa industria, nella stessa nicchia, con pagine affini, in modo da creare queste sinergie e collaborazioni per potenziali collaborazione. È anche importante contattare direttamente le aziende in modo da farsi avanti, farsi portavoce anche, diciamo, della propria pagina e cercare di trovare un accordo con queste pagine o con queste aziende per iniziare a fare delle collaborazioni. Il mondo dell'influencer marketing è in continua e costante crescita e anche cambiamento, ed è importante differenziarsi, trovare una propria voce sui social e specializzarsi, come dicevo prima, in una nicchia. Altra domanda che mi viene fatta spesso è di dare un'occhiata all'account Instagram per vedere cosa ne penso dell'account e cosa me ne pare. Anche qui è tutto soggettivo, io magari posso trarre delle conclusioni o vedere un account che magari non mi piace. In realtà l'account ha un suo stile, ha un suo perché, sta tutto a voi, siete voi gli artefici della pagina e siete voi che dovete mantenere quello stile perché piace a voi prima di tutto. Non dovete sempre pensare che la priorità ce l'abbiano soltanto gli altri. Anche spesso mi viene fatta la domanda sulla verifica degli account di Instagram, anche qui ho fatto un video a riguardo che magari vi linko, così potete darci un'occhiata e avere qualche delucidazione e sapere soprattutto se siete eligible o no. È molto difficile verificare un account oggi, questo ve lo dico subito. Altre domande su cui probabilmente farò un video più avanti è relativo alle cryptocurrency. Ne parlo spesso nelle mie storie su Instagram, questo è il mio account Instagram se vale seguire le mie storie, e condivido dei tips ogni tanto sulle cryptocurrency, su quale è meglio investire. Io ho investito su diverse criptovalute perché penso che effettivamente siano il futuro, ma bisogna stare molto attenti perché sono molto volatili, ed è quindi importante non investire cifre considerevoli e soprattutto tutto quello che investite dovete essere disposti a perderlo. Altra cosa che mi viene chiesta è come avviare un business online senza esperienza. Io ho sempre detto che il modo migliore per iniziare a capire un po' le dinamiche e esplorare le opportunità è attraverso l'affiliate marketing. Perché l'affiliate marketing? Semplice, perché se non hai un prodotto, non hai un servizio, non hai niente da offrire, puoi promuovere il prodotto o il servizio di qualcun altro in cambio di una commissione, e puoi iniziare a capire un po' come funzionano le dinamiche del marketing online e del social media advertising attraverso appunto i vari canali che ci sono per promuovere. Ok, se avete delle domande lasciatemele qui sotto, così la prossima volta cercherò di rispondere anche
anche a tutte le domande che mi fate, magari anche in un altro video. Ragazzi, direi che con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale mi raccomando se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like, fatemi sapere quindi le vostre, se avete delle domande o altro, questo è di nuovo il mio account Instagram, ci vediamo al prossimo video e un saluto da Santa Monica.